Significa certamente che una riflessione va fatta a partire anche da quei modelli di integrazione come quello francese che sono sempre stati messi sugli scudi come esempi da seguire. Perché, per quanto ci possono essere stati degli impegni o degli sforzi da parte delle istituzioni francesi, è chiaro che c'è un radicalismo che non si è integrato, anzi, ha fatto credere di essersi integrato per poi esplodere all'improvviso con azioni deflagranti come quelle che abbiamo Sì. visto. Ma c'è una riflessione che aggiungo a quanto appena stato detto. È ancora sempre più evidente che manca una politica europea. Noi siamo alla finestra a guardare, o quantomeno siamo in attesa che Stati Uniti da una parte, Russia dall'altra, decidano come impostare con delle prese di posizione che vanno lette, non vogliamo citare la guerra fredda, però è chiaro, ci sono delle prese di posizione che sono anche rivolte alla propria azione politica interna. Gli Stati Uniti sono un paese che Qui si tutti sta, guardano alla insomma, propria, al gli Stati proprio Uniti si stanno interesse. apprestando alle elezioni presidenziali. Sì. C'è un fronte interno che deve essere tranquillizzato. La guerra all'ISIS è entrata negli Stati Tra Uniti. l'altro si stanno preparando alle elezioni presidenziali con un candidato repubblicano, Trump, Hanno insomma, le loro sta tutti dinamiche i giorni interne sui non da giornali. poco. E la Russia, dall'altra parte, vuole contare, pesa. Quindi, ancora una volta, attenzione perché se l'Europa, se l'Italia non farà la voce grossa come deve farlo in campo europeo e l'Europa non prenderà una posizione, beh, noi subiremo e pagheremo il prezzo più caro e ricordiamocelo che al contrario di altri noi siamo in guerra, ma non perché lo vogliamo, perché siamo ai margini, siamo un Perché paese di siamo sul frontiera. confine, siamo un Perché paese ci di entrano frontiera. dentro ogni anno 150, 170, Dio voglia meno, profughi, clandestini, chiamateli come volete, Sì. persone, che sono poi anche un problema sociale da gestire e un Però problema allora ha di proprio un sicurezza. senso ripartire dalla Libia, no? Come La oggi Libia dice è un anche il nodo presidente Mattarella. fondamentale, se non si blocca la situazione in Libia rischiamo veramente di trovarci la guerra in casa, perché il ricordo degli Scud di Gheddafi che arrivavano fino a Lampedusa non è poi tanto Allora, lontano. la fermo per un No, attimo. attenzione a una cosa, ricordiamoci sempre che il flusso di clandestini che arriva è una bomba sociale innescata, al di là dell'aspetto che debbano essere identificati, perché anche su questo purtroppo ha ragione l'Europa, non mi fa entrare in casa chi non sai chi è. E non è solo una questione, la Germania ha fatto la svelta, se vieni dalla Siria entri. E Sì. qui invece arrivano coi barconi, se non vengono fermati sulla costa della Libia, poi quando sono qui vanno gestiti ed è un problema.